Spacciano. Guadagnano fino a 700 euro al mese per fare il palo. È il nuovo esercito dei delinquenti bambini. Dopo i drammatici fatti di questi ultimi giorni, che hanno visto adolescenti e bambini vittime e protagonisti di agguati camorristici. Passano il tempo su queste panchine. Qualcuno ha già lasciato la scuola, già grandi, a 12 anni. Si chiamano Saverio, Andrea, Gennaro, Giuseppe, Vittorio, Lupo, Chicco, Jenny, Ciro, Manuele, Cico, Tanio, Daniele, Eddie, Cipolla, Nunzio, Andrea, Giuseppe. Ma loro sono dei delinquenti bonsai, cioè sono piccoli, ma dentro hanno tutto quello che serve per essere un camorrista, tutto. Cioè dentro declinano tutto dentro di loro, solo che ovviamente non hanno e non possono avere, perché comunque sono dei bambini, a 10 anni, 11 anni, 12 anni, sei un bambino, non hanno la struttura psicologica per reggere tutta la declinazione del verbo camorra, tutta la declinazione del sistema. E ciò nonostante loro si mettono in gioco, li mettono in gioco e loro si mettono in gioco. I minori c'entrano perché da un lato puoi essere figlio, parente e quindi non hai altra scelta, non hai un'altra scelta, quella è. Poi c'è un'altra fascia, c'è la fascia del degrado urbano. Per cui il modo più semplice per poter guadagnare dei soldi, soldi facili, soldi tanti, tantissimi. Quanto può guadagnare un ragazzino assoldato dalla camorra? Può guadagnare non male, se noi consideriamo che una vedetta può percepire dai 750-800 euro al mese in su. Una vedetta, chi sarebbe la vedetta? La vedetta è il palo, quello che svolge, che fa da guardiania, diciamo, sulla piazza di droga, piuttosto anche nella periferia di dove c'è la casa del boss, il quartier generale del clan, e quindi lui dà la voce se vengono le forze dell'ordine, dà la voce se vengono persone che non sono riconoscibili o riconosciute in quella zona. Un blitz questa settimana nel napoletano, decine di arresti nel clan Gionta. Finite in manette, donne, complici dei boss, gestivano un giro di raccomandazioni, madri che chiedevano aiuto per i loro ragazzi affinché lavorassero nella camorra. E se è vero che all'ombra di questi casermoni crescono i baby killer, c'è anche chi sceglie la strada del coraggio, come nel caso dell'omicidio di Carmela, attrice, chiamata Maria nel film Gomorra. Maria! Marissim! Ma io ce l'ho ambasciato! No, scendi tu! Sempre siamo come una giai! Nella vicenda di Carmela attrice c'è una sentenza confermata in appello. Noi abbiamo che i killer sono degli infraventunenni e c'è un minorenne che ha proprio partecipato. Però in quel periodo i colleghi che hanno lavorato a quel caso, non ero io, sono riusciti a individuare un giovane che era presente, che aveva dei ragazzi che hanno sparato, che frequentava quel quartiere, lì frequentava, e che è diventato testimone di giustizia. È un giovane che, posso dire, qui lo dico proprio con orgoglio, ha cambiato vita.